Nell'aula consiliare della provincia di Caserta si è svolta la presentazione del dossier annuale della Caritas Campania relativa al 2011, il dossier sulla povertà nella regione Campania, in cui emergono dati drammatici, in particolare rispetto alla provincia di Caserta e a quella di Napoli. Alla iniziativa hanno partecipato i vescovi della provincia di Caserta e moltissimi cittadini, sia del mondo laico sia del mondo del clero. Molte le domande poste ai relatori e soprattutto la necessità di chiedere una maggiore presenza e incisività nell'azione dell'attività amministrativa, delle istituzioni e del mondo politico. La Campania vive un contesto di fatica immane in questo momento, vive un disagio molto grande perché notevoli sono gli ascolti che le Caritas hanno nei centri di ascolto di persone che chiedono beni, chiedono servizio, chiedono lavoro, chiedono ascolto, chiedono aiuto. Quindi si è allargata molto la forbice di coloro che si rivolgono ai centri di ascolto chiedendo beni, servizi, necessità, quindi le Caritas ascoltano molto le fatiche quotidiane e le parrocchie stesse ascoltano molto le fatiche quotidiane e di migranti e di famiglie, perché sono molte anche le famiglie migranti dei nostri territori che si rivolgono ai centri di ascolto. In Campania la Caritas quante strutture ha e quante persone in difficoltà riesce ad accogliere? Ma le 24 Caritas diocesane della Campania, 24 diocesi, 24 Caritas, sono i 24 centri di ascolto diocesani che sono in rete, quindi ascoltano un po' le povertà diffuse su tutte e cinque le province. Sono circa 6.000 le persone che si sono rivolte in questo anno 2011 nei nostri centri di ascolto. Quindi è una rete che abbiamo messo su in questi ultimi anni dei centri di ascolto. E quindi questi ascolti vengono convogliati dentro un dossier regionale che oggi abbiamo presentato qui a Caserta e che vuole offrire un po' l'ascolto delle comunità, uno spaccato di quella che è il dato delle povertà sul nostro territorio regionale. La Caritas molto spesso supplisce alle carenze delle istituzioni e della politica. Qual è il vostro rapporto con il mondo delle istituzioni? Vengono recepite le vostre sollecitazioni? È la ragione per cui abbiamo voluto presentare qui a Caserta il quinto rapporto sulle povertà della Caritas in Campania, nella sede della provincia, vuole indicare proprio questo rapporto positivo, fecondo che c'è tra le Caritas e le istituzioni locali. Questo voler presentare un dato, quello che ci viene presentato, quello che ci viene offerto. Quindi è un rapporto, come dire, quello di voler coinvolgere le istituzioni dentro quella che è la fatica di tante famiglie, quella che è la fatica delle persone che ascoltiamo. Quindi è un presentare e alla comunità cristiana, ma anche alla società civile, alle istituzioni, affinché ci sia un'assunzione di responsabilità reciproca secondo le proprie specifiche competenze. In questi giorni è scoppiata una polemica per le dichiarazioni del ballerino Bolle, che ha equiparato il degrado di Napoli con la presenza di clochard, di persone in difficoltà davanti al teatro San Carlo. Lei come giudica questa presa di posizione? Ma c'è un aumento della povertà molto forte degli immigrati, ecco, immigrati che si lasciano andare, dediti purtroppo all'alcolismo, senza fissa dimora, barboni. Ecco, queste presenze che creano, ecco, un impatto molto forte. Il problema non è polemizzare, il problema è chiedersi perché tante persone decidono di vivere senza una fissa dimora, perché tante persone perdono la loro identità, perché tante persone decidono di vivere sulla strada. Ecco, è opportuno considerare queste persone, porsi in ascolto di tutti questi disagi, è opportuno offrire servizi di accoglienza, di aiuto e di riabilitazione, perché i poveri noi non li dobbiamo lasciare in una condizione di povertà, ma vanno riportati ad una positività, ad una vita vissuta da protagonisti e non sempre da persone che hanno bisogno di assistenza.
il vescovo di Caserta Pietro Farina, padrone di casa per l'iniziativa di oggi di presentazione del rapporto sulla povertà della Caritas della Campania. Vescovo, i dati che sono emersi per il 2011 sono tutt'altro che incoraggianti. Sono dati che solo apparentemente sono nuovi, perché di fatti esprime una realtà che noi viviamo giorno per giorno, e tutte le famiglie nell'ascoltare questi dati si sono probabilmente ritrovate. Ora, la problematica che noi dobbiamo affrontare, che è grave, nel fatto nuovo è che la dobbiamo affrontare insieme. Non abbiamo più la possibilità di affrontare queste realtà in ordine sparso. E allora, quando si parla di sinergia, invito che viene dall'alto, cominciare dal Presidente della Repubblica e finire all'ultimo insegnante di scuola, sta a significare che è la via obbligata per venire fuori dalla nostra crisi. E l'immagine che io ho portato del carro che a un certo punto va in panne e che tutti dobbiamo scendere, tutti dobbiamo spingere nella stessa direzione, può significare semplicemente questo: la volontà da parte di tutti quanti noi, una volta presa consapevolezza della realtà, di impegnarci a lavorare insieme. E tutti quelli che possono essere profeti di sventura non devono trovare più posti in mezzo a noi, perché di critiche ne abbiamo già tante, di lamentele ne abbiamo già tante, abbiamo bisogno di rilanciare con nuovo entusiasmo il nostro impegno. Particolarmente difficile la situazione che riguarda la provincia di Caserta. Lei conosce benissimo il territorio di Terra di Lavoro. Cosa bisogna fare per cercare di arginare questo fenomeno? Innanzitutto andare alla riscoperta di tutte le cose belle e buone che ci sono, di tutte le intelligenze, di tutte quelle persone, quelle istituzioni che possono contribuire a questo rilancio. E vi assicuro che andando in giro io ne vedo tante di queste realtà. Ora, questo impegno deve essere rinnovato, deve essere proprio preso come impegno prioritario. È chiaro che l'appello più forte viene a chi è più alto in responsabilità. Allora io, come vescovo, nella mia diocesi devo favorire queste situazioni. Sindaco, il Presidente della provincia, ognuno sul proprio ambiente deve dare più spazio a quelle che hanno capacità di fare il nuovo. Nella manifestazione di oggi è emersa la richiesta forte ai rappresentanti del clero di chiedere più incisività da parte delle istituzioni, perché la classe dirigente, soprattutto in Campania, non si è dimostrata negli ultimi anni all'altezza. Sì. Il problema è che alzare la voce serve fino a un certo punto, perché è vero che bisogna scuotere le coscienze, ma io penso che sono i dati stessi proclamati che fanno capire la realtà qual è, e per cui bisogna rispondere a queste situazioni negative. Allora il primo impegno è quello di dare risposte concrete. Questa risposta concreta diventa anche il grido di appello. Se io decido di andare in guerra, alzo la bandiera e parto. Quelli che hanno buona volontà seguono. Ora, tutto questo sta dimostrando, almeno io quando vado in giro mi rendo conto anche di questo, uso un'espressione un po' forte proprio per capire il concetto, sembra di trovarci in una situazione di piena tossicità da parte di tutti. Siamo un po' tutti tossici, cioè vediamo il bene che dobbiamo compiere, però non abbiamo quella volontà, quella capacità di venire fuori. Allora il fatto nuovo dovrebbe essere proprio questo: muoviamoci con iniziative, con impegno, con ricerche, con attenzione ai problemi concreti, quelli di giorno per giorno, e io sono convinto che da questo fervore di opere piccole o grandi che siano viene fuori un nuovo entusiasmo. Purtroppo la nostra regione, come è stato già detto, è una regione che sconta errori grossi del passato e che continua a scontare. Io credo che ci sia bisogno dell'azione della Caritas come c'è stata fino a questo momento, ma c'è bisogno di riprendere in mano da parte anche della classe politica di quelli che sono i veri problemi di questa regione e aiutarci a risolverli, insomma, perché noi possiamo fare quello che possiamo fare, insomma.
ma non possiamo sostituirci alle istituzioni che fanno alcune, che devono invece risolvere i problemi, col nostro aiuto anche, perché noi non ci sottraiamo a questo. Proprio dalla nutrita platea che ha partecipato alla presentazione del dossier regionale della Caritas è partita la richiesta forte di sollecitare, incalzare con maggiore incisività le istituzioni, il mondo della politica. Sì, io credo che noi dovremmo dare voce specialmente a chi non ha voce, questo noi ci promettiamo di fare e lo facciamo spesso per non essere coloro che fanno i buoni o fanno il bene, noi vorremmo fare qualcosa in più. Le Caritas devono arrivare alla radice dei problemi e dire cosa crea, quali sono i problemi che creano emarginazione, è uno dei nostri compiti. Il più importante è quello di sensibilizzare con un prevalente impegno pedagogico, sensibilizzare i cristiani alla carità, ma sensibilizzare i cristiani alla carità non significa fate i bravi o fate i buoni, ma prendere le parti di coloro che non hanno voce. Ecco, noi questo tipo di compito lo abbiamo e intendiamo esercitarlo fino in fondo, insomma, come già siamo vicini a costoro, a queste persone, dando loro un minimo di speranza e forse è qualcosa che in più dovremmo fare anche qualche altra cosa, ma che stiamo già facendo. Forse c'è bisogno di qualche altra spinta, però noi sappiamo quali sono i nostri compiti, cerchiamo di assolverli, poi non è che siamo tutto, insomma, noi siamo una parte del tutto, cerchiamo di fare la nostra parte.